siamo usciti anche da qui. Grazie Rita. Prego, amore. Erano bassi quei balconi, bassi. Balconi bassissimi. Non è la nostra aria sosta migliore mai trovata, però sì. È bellissima. È bella, è bella. Non esagerare, papi. Area sosta comunale trovata. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 in mezzo alle montagne. Sono troppo contento. Che gioia. Non riesco a descrivervelo, ma questi posti sono davvero fenomenali. Guardate che montagne intorno. Allora, si chiama area d'escalada. Ah, questa è un'area per fare scalate. Dovrei portare i miei amici Aleandra e tutti gli amici Xavi. Questa è tutta una zona di scalata. Che sarebbe? Forse questa qui la vedo più adatta. Santa Fe Organia. Questo è dove siamo adesso. Pensare che eravamo al mare a 39 gradi. E qua si sta proprio bene bene bene. Nel frattempo che ho conosciuto e fatto amicizia con questi signori a fianco al nostro camper, Rita ci ha fatto una bella cenetta e poi ve li farò conoscere, perché intanto rimangono qui anche domani. Ho aperto un buon mazcheria della Navarra. Buon appetito. Ragazzi, vi presento due amici, Paco e Antonia. C'è un po' di buio ma si vedono, eccoli qua. Paco e Antonia, due amici spagnoli che fanno dei weekend con l'autocaravana. Adesso ci stiamo bevendo un limoncello e loro ci offrono un liquore d'erbe fatto. Ma questo è casero o no? Sì, sì. No. Ratafia. Però lo assaggiamo lo stesso. Lo bevimo también. E igual. Buongiorno amici. Passeggiatina mattutina con Dado. Questo è il regalo che mi fa. Ogni tanto mi vuole fare un regalo e mi fa questo. Vero? Pochi chilometri da Andorra, ma prima dobbiamo esplorare tutto questo posto. C'è il paesetto da vedere, ci saranno escursioni da fare. E adesso andiamo in paese per vedere se troviamo qualche bel macchinone. Perché a me piacciono. Davide vuole vedere sempre. Vuole vedere sempre i macchinoni, Davide. Dato che ieri ne ho visto uno molto bello proprio in strada, magari se passeggiate con te. Ad Andorra qualcuno benestante c'è di sicuro. Hanno sorpassato 3-4 macchine. 3-4 erano macchine. Ed erano 3-4 bestioni. E Davide impazzisce. Avevamo già fatto un pezzo di strada e come al solito mi sono dimenticato la mascherina, queste maledette mascherine. Ne approfitto di questa panchina in mezzo a niente. Però servono. Avete visto? L'hanno messa. E qualcuno un giorno si siede, mi siedo io. Ieri notte, ieri sera ho conosciuto queste persone e probabilmente oggi mangeremo insieme. L'area sosta, se non sbaglio, ha 9 piazze. Quindi ci si può parcheggiare solo in 9 camper, tutto gratuito, acqua carico scarico, non si può campeggiare, quindi non si può tirare fuori tavoli, sedie, ma non dice niente nessuno, tiri fuori un tavolino, te lo metti lì dietro il campo e pranzi fuori. Una chiacchiera e l'altra, siamo arrivati in paese, ma quanto mi piace chiacchierare con te. Mi piace chiacchierare anche con voi, Tipici degli
degli chalet di montagna, questi balconi in legno, che belli. Però potevano farli un po' più alti. Vero, questi dopo. Qui sono bassissimi. Eh sì. Questo uno non è attento, mi prende tutti. Infatti sono tutti sbaccati, se guardate bene si vede. Piazza e chiesa. Ehi, attenzione, cosa è? È matto come tutti i bambini, come tutti i maschietti. Non è niente di che. È matto per le macchine. Io invece ormai sto andando matto per le chiese. Ero così anch'io però, Audi. Dice, in questa antica chiesa predica il famoso oratore, forse oratore, comunque Homo de Organia, che è questa città del secolo XII. Comunque non lo so se ve l'abbiamo detto, non tutti lo sanno, molte volte noi diamo delle cose per scontate, ma siamo entrati nella Catalunya, quindi nella regione dove c'è Barcellona. Abbiamo lasciato la regione di Valencia, abbiamo lasciato la regione dell'Andalusia. Hanno tutti dei fatti. Che bellina questa cittadina, dado. Ciao bello. Ciao bello. Molto antichi anche. Guardate quest'altra. Buenos días, signore. È un pueblo. Bonito. È un pueblo muy, muy bonito. Cuidado che chi hai adesso de caca de... De gatto. De gatto. La signora di questa cittadina. Buongiorno, signora. Buon dia. Buongiorno. E grazie. Buenos días. Altrettanto. Buenos días, sì, in spagnolo. Sì, lo sa. Y buen día en catalán. Ah, buon dia. Buon dia in catalano. Lo mismo che in Portugal. Ah, sì? Sì, simila. Bueno, simila. Vale. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vedete, come vi dicevo, ci ha tenuto a precisare subito anche la lingua catalana. Magari in qualsiasi altra parte della Spagna non l'avrebbero detto, ma qui mi ha subito detto buenos días in spagnolo e bon dia in catalano. Ti incantano anche a te, vero? Eh? Ah, ci sono nelle vie tutte le fotografie di com'era la città all'epoca. E questa presentava così. C'era anche un bambinetto affacciato. E questa è la via oggi, cambiata leggermente, però hanno voluto ottenere, guardate che bello, hanno voluto ottenere la pietra originale sotto, quindi hanno intonaccato però lasciando la storia. Bella, bella, bella iniziativa. Sì, sì, ma dobbiamo andare a cercare i macchinoni, forza. Macchinoni sono ad Andorra, che è un principato, che è un... È come San Marino, hanno i soldi qui. Questo è un piccolo villaggio della Spagna, non c'entra niente. Anche qui un'altra fotografia dell'epoca. Nel 1932 era così. Ovviamente non c'era l'asfalto. Pietre, terra e le case e queste viette, ed è questa, guarda, un fascino incredibile vederle all'epoca, vederle 100 anni fa in queste fotografie e poi poterla vedere nello stesso istante. Questa pietra e questo muro sono praticamente questa pietra qui. È il muro. Parco giochi per David. 1913.
questa fontana. Qui in questa strada. Andiamo al supermercato per prendere una bottiglietta d'acqua e un paninozzo. E un paninozzo perché ho la glicemia bassa. Dimensione suma. Camo. Ma io non chiedo camo un cucito. I nostri spuntini in giro per le città, pomodoro dappertutto. Sentite, qua squilla il glucosio basso, squilla il glucosio basso, ma noi stiamo già mangiando e gli zuccheri arrivano. Non esagerare. Ho trovato un'altra fotografia, guardate che meraviglia, qui in mezzo alla strada, quindi qui dove c'è questa linea di diverso colore di mattonelle, scendeva l'acqua, il fiumiciato. E le donne lavavano la roba qui. Vedete, una, due, qua si parla addirittura del 1888. Andiamo? Andiamo. Stiamo organizzando per il pranzo, abbiamo già tante cosettine buone al forno. Paco l'avete visto di notte al buio, adesso alla luce si vede meglio. Ci facciamo una bella mangiata insieme a loro oggi. A Paco e ad Antonia gli ho fatto vedere il nostro camper, gli è piaciuto molto. E dice che non ha niente a che vedere con la sua. Non è vero, anche la sua è bellissima. Nuova poi. Si vede che la sua infatti è del 2008. È un semi integrale, quindi si girano i sedili anteriori e qui fa una dinette, un soggiorno molto spazioso. E poi abbassando il tavolo, vedete, entra dentro, diventa anche un letto. E poi questa che c'è qua su si può abbassare, col telecomando, addirittura elettrico, si abbassa e diventa un'altra camera. Quindi 2, 4, 5, 6. Un bagno spaziosissimo, molto bello, la doccetta. Che bella, molto bella la tua caro. Molto bella. Questa è a gas o... Gas, elettrica. Ah. La dos. Trivalente. Trivalente. Sì. Ed è grande, sì, 150 litri, también, uguale alla mia. Sì, è uguale, uguale, uguale. Bella. Tre fuochi anche loro. Bel lavandino spazioso, profondo. Ha detto che vuole sollevare un po' questo perché è troppo basso rispetto, sì, sì, sì. E questo è originale o l'hai messo tu? No, l'hai messo tu? Che bello. È bellissimo, come in una casa. Sotto il letto matrimoniale hanno un garage gigantesco che può anche accedere da fuori, da uno sportello di fuori. Bella, bella, complimenti, complimenti. Molto bella. E adesso andiamo a mangiare però, a com'è da ora? Che tengo hambre. E vino. Ok. Molto cosa da com'è. Sì. Questa è la nostra tavola. Non abbiamo niente da mangiare anche oggi. In quattro siamo, sembra che siamo in 15. Abbiamo cambiato posto e abbiamo aperto il tendalino perché siamo molto più tranquilli, più comodi. David, la traigo una bottiglia di vino tinto. Dili di no, vediamo cosa fa.
Anche oggi, ragazzi, ci siamo difesi nonostante le alte temperature, 35 gradi. Abbiamo mangiato tutto e soprattutto bevuto. Una bottiglia è andata, l'altra è ormai quasi finita. Andante. È andante e l'altra è andante. Vedi che la tabletta se non sa derretito. No, la tabletta. La tabletta in spagnolo è sta. Era la tabletta, ora è una tartaruga rovesciata. Storia. Da Antonia preparando il caffè all'italiana, guardate che brava, che velocissima. Guardate Paco invece come lo fa, guardate Paco. Venga, vai, Paco. Ora posso prendere. No, no, Paco non ci dia. Paco. Sì, no? Sì. La Paco, cansato, eh? Yasta, Paco. È stato bello conoscervi. Lo vivo. È stato bello conoscervi. Ciao, grande. Vale. Ciao, Paco. È stato un piacere. Bene. Ci vediamo per il mondo o in Sardegna a settembre. Vale. Va bene? Stiamo salendo sempre di più. Vogliamo arrivare a 1200-1400 metri. Perché c'è caldissimo anche dove eravamo e quindi avevamo detto che saremmo rimasti qualche giorno, ma non è possibile, ce ne andiamo e proviamo a salire più su. Vediamo a 1400. Ragazzi, abbiamo raggiunto il parcheggio. Abbiamo ancora il motore acceso. Ci sono 45 gradi e 8 fuori e 38 gradi e 6 dentro. Non facciamoci ingannare, perché questa è la temperatura del motore che la sta facendo salire. Però secondo me c'è caldo e 40 gradi ci sono. Non ci saranno 47 gradi, però 40 ci sono secondo me. Parcheggio a 1000 metri di quota. Quando si annuvola un pochettino si sta proprio bene bene bene, anche se c'è caldo ancora, eh? Davide, indovinate con chi è? Con un cagnolone. Strano, eh? Stranissimo, però. ciao. Due parcheggi per camper con la corrente, addirittura con la corrente gratuita. Adesso ci stiamo riempiendo un po' di acqua. Si chiama Area Arseguel, che è il nome del posto dove siamo adesso. Guardate che monti davanti, belli, eh?